In nazionale il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini, cuori giallorossi oggi presenti qui all'anno con la maglia della squadra di quando era bambino. Cambia gli esterni di cui non era assolutamente soddisfatto. Gregorio in porta, Marlon, Marrone e Caldirola. Non l'ultimo arrivato Camarà, sbarcato questa mattina all'aeroporto di Fiumicino, ha già sostenuto le visite mediche, si unirà al gruppo nei prossimi giorni. E poi in panchina c'è il Gallo Belotti, vedremo se ci sarà spazio per lui. Inizia Roma-Monza, divertiamoci. Pellegrini, che secondo me anche oggi andrà a fare un po' il trequartista, un po' la mezzala, che darà comunque una man forte al centrocampo. Celic da una parte, Zalewski dall'altra, ha cambiato gli esterni, non soddisfatto. Ancora per Ibañez. Ebram, secondo me avere un giocatore così, un po' di concorrenza lì davanti, si sa mai che potrebbero anche giocare assieme, no? Comunque. Viene l'ex Pisa, la porta, poi cerca il traversone, totalmente. Sta arrivando anche Ebram, Celic con il dribbling, Caldirola con la chiusura. Sarà calcio d'angolo per Di Gregorio, anche oggi Monza si è presentato all'Olimpico. Petagna. Sensi. Matic, retropassaggio per Rui Patricio, riferito tunnel su Macin, dentro da Abraham, fuori Rari, c'è la traccia verticale per Pirindelli, ma anche la copertura di Zalewski, calcio d'angolo per il Monza. E qua si vede la superiorità numerica. Lascia scorrere, occhio a Carlos Augusto, che carica il movimento, che senti vicino, passaggio facile. 12 minuti e mezzo, 0-0 tra Roma e Monza all'Olimpico. Questa stagione anche lui è un ex, giocato nel settore giovanile giallorosso, di fatto lì che esplode. Petagna, tenuto a bada da Ibañez, si guarda a Tensi, a testa alta, con la palla profonda, l'alletta sul calcio d'angolo, e la Roma è riuscita a raddrizzare il punteggio. Attenzione però, perché c'è la cavalcata di Dybala, Dybala! Dybala! Sinistro all'angolino, 1-0 per la Roma, ed è così che comincia a ripagare l'amore incondizionato del popolo. La palla che sta soffrendo di più il Monza è il rinvio di Rui Patricio finora, perché comunque ha sempre sofferto in questo tipo di situazioni. Aleandro Rosi, occhio a Caprari che carica la conclusione, destro alto, vuole deviazione, non la ottiene. Cross da esterno esterno su Carlos Augusto, Celic, Pellegrini, che stile la Roma. Pellegrini, taglio di Dybala che poi si fa istante, verticale, Pellegrini attaccato alle spalle, fallo di Marlon, punizione per la Roma. E Marlon un po' troppo irruento sempre su queste due, che si chiude profondo da Ibrahim. Ibrahim non calcia certamente come Paolo Dybala, palla in bocca di deve fare gli straordinari, no, starsi qualche altro movimento a livello di mercato. Innesca Birindelli, cross di prima verso Petagna, che è questo che doveva fare, metterci la punta, ma non trova la porta. Completamente differente, anche se Petagna si sta muovendo anche in questo primo. Eventuali possessi che Monza lascia. In buca per Pessina, era una buona idea. Ebraham, Di Gregorio, poi Dybala! Ancora Paolo Dybala! Sono 100 in Serie A! Prima doppietta con la Roma! E 2-0 sul Monza! Paolo Dybala! E ancora Dybala che si fa trovare pronto su un errore. Lì prima. Spacca raddoppio. Zalewski deve arrivare, invece è stato un bravo intelligente a buttarsi in scivolata. Sensi colpisce la schiena di Dybala, angolo per il gol che poi di fatto ha deciso la sfida col Palermo. Traiettoria c'è ancora Caldirola, poi un po' di confusione. Rida, pronto il raddoppio di Pessina, mette il corpo Zalewski, lo mette anche Birindelli, c'è un body check. Caldira, Roger Ibañez, Dybala da un giro rapido, 1-2 con Pellegrini, Dybala vuole un fallo sul suo capitano. Parte, fa giocare con ancora più tranquillità la Roma. Birindelli alza palla, non c'è Carlos Augusto da quella parte. Ordinato e non tanto propenso all'attacco. Caldiro da quella parte, José Mourinho. Zalewski, anche lui diversi problemi a livello muscolare, chiaro. Poi si ferma. Zalewski torna ad accendersi, no look per Pellegrini, destro secco ma alto, assist di Paolo Dybala e destro per Petagna, sponda che riesce, Pessina cerca la rovesciata, chiede un tocco di Mancini, peraltro anche lui compagno di nazionale. Ari, verticale da Matteo Pessina che aggira Cristante, che lo stende con questo sgambetto. Birindelli temporeggia un po' troppo e allora il
da dietro, magari di spingere e creare superiorità anche lì sull'esterno. Lì dentro sono in 5, cross di Birindelli per Petagna. C'è Smalling che la tocca, anche sta trovato Ebraham, palla un po' arretrata per Pellegrini che pronta a scalare. Celic, movimento di Machin, forte Celic, chiede spazio, arriva, lo aggancia Birindelli, no secondo Piccinini, poi Sensi, primo palo, Caldirola colpisce, lui per ultimo, rinvio per Rui, penetra Pessina, poi c'è il tocco di Stefano Sensi, anzi di Gianluca Caprari, ma si alza la bandierina. Machin, Pessina, tanto con la Juventus, Molina, scala palla che rimbalza Carlos Augusto da Caldiro, kick basso da Ebram, palla che scorre Pellegrini, se la no, per fare anche il pensarla una cosa di questo tipo, comunque lì in poco spazio, destro sinistro, para di Gregori, ancora Ebram, Ebram and makes certain that Di Gregorio could get nothing on it. It is Roma 3 Monza 0. Up. And that's the keeper's ball. Patricio just it down. Sensi all the way back into Di Gregorio. It's Dybala in support. Tried to slide it. Smalling's head. And then he bounced as well with Derby against Atalanta on the weekend. Howie back heels. And it's cleared. Carlos Augusto. This time, and a smart header from Dani Motta. And at this level, Monza just can't afford. Lays off, Celic's shot is blocked. And in the box waiting, and that just dissects the season. A scoriating treatment they received from those in the bottom six or so places. Molina, nice shape to it. Churia's attempt. 15 minutes ball. Spinazzola's head. Copani. Oh, it's across. Dani Motta. Ambitious. Delli. Chance. Machine.